Solenne ingresso a Milano dell'arcivescovo Carlo Maria Martini, 143esimo successore di Sant'Ambrogio. Alla folla impressionante che si accalcava per porgere il primo saluto festante, il vescovo ha rivolto la sua parola con l'augurio di lavoro per tutti, lavoro degno e giustizia. Come vuole la tradizione, anche Carlo Maria Martini è entrato a Milano, passando prima per la Basilica di Sant'Eustorgio, dove si è incontrato con le autorità. Il cerimoniale non ha avuto il più piccolo intoppo. Accompagnato dal sindaco Tognoli, l'arcivescovo ha poi percorso a piedi il tratto che dal castello sforzesco conduce al Duomo, in un cammino che gli farà conoscere meglio la sua folla. In una delle sue soste, Monsignor Martini ha parlato della nostra città, purtroppo gravida di violenza e di follia. La fraternità trionfa, ha detto, la violenza non paga. La Chiesa di Milano apre a te, Carlo Maria Martini, nuovo arcivescovo, i suoi cuori, le sue chiese, le sue case, i luoghi dove si lavora e si soffre, dice il messaggio scritto da Giovanni Testori sullo stendardo affisso sul portale del Duomo, perché nella verità santa di Cristo tu la possa guidare dall'operosa fatica della storia alla luce e alla pace del Regno.